50. Gino? Ma io non sono così... Poi il pallone è... rotondo, ma io do un 20% al Napoli. Poi volevo dire che non sono tanto d'accordo con la disanima che ha fatto il mister, ma la butterei sui falli, su quel Real Madrid di un altro pianeta, l'Ore a Napoli che se l'è giocata così, ma la differenza in campo c'era tutta ed era agli occhi di tutti. Poi buttarla che Marcello doveva essere, no, non fa onore, è una bellissima partita, la buttiamo sempre così nel solito vittimismo, non... Allora, quindi secondo te insomma ti ripresenti che molti calciatori è la prima volta che cavano sì. Il prato. Mi pare che a livello di partite importanti il massimo era qualcosa come il 15 prestazioni, insomma, rispetto a chi ne gioca 100, 200, 250, è chiaro che anche su questo c'era differenza. Poi questa era la quinta partecipazione contro l'Olico Coppa dei Campioni del Napoli. Contro insomma finite le volte, insomma, le 11 vittorie. Era un'esperienza alla fine, era al Ghiotto. Scudetto con Rena. Esatto, abbiamo vinto lo scudetto proprio con il Real. Allora 35 50 20, quindi scendiamo con Gino. Stefano, Michele, io detto sinceramente condivido invece molto quello che ha detto Mauro. Sono d'accordo sul 35%. C'è la possibilità che il Real, sei d'accordo, per la forza specifica che ha commesso, non può essere non può essere esatto il 50%, che mi sembra un po' eccessivo che Napoli abbia queste possibilità. Napoli pur sempre rimontare un risultato sfavorevole, quindi già questo diciamo diminuisce le possibilità sotto il 50%. A questo aggiungiamoci anche la capacità esplosiva del Real Madrid in attacco. Cioè il Real è una squadra che un gol te lo può fare in qualsiasi momento, con i singoli, con le giocate, con le invenzioni, e questo significherebbe per il Napoli poter trascinare la partita supplementare. Ecco perché adesso sarà il 30, sarà il 35, ma insomma il Napoli non ha in partenza grandissime, secondo me, percentuali per potercela fare. Però sono percentuali, 4-0 col PSG, però sono percentuali che se il Napoli riesce a mettere la partita sotto un certo binario, con una certa intensità, cercando ovviamente di giocare in maniera un po' più estesa, di proporlo in maniera un po' più estesa questo tipo di gioco e di aggressività, quindi senza la paura vista due giorni fa, è una partita che pubblico, qualche sorpresa. Quindi su in questo, casa, il tuo pubblico, su insomma. Questo non c'è dubbio. Sul fatto dei falli, io parzialmente sono d'accordo con Mauro. Non saranno state decisive queste decisioni dell'arbitro, assolutamente. Non credo che siano state decisive. Ma soprattutto nel secondo tempo, tribuna, ho visto sicuramente, almeno io dalla tribuna, lì, ho visto un paio di situazioni nelle quali secondo me l'arbitro poteva e doveva intervenire. Io questo ho notato, quindi secondo voi, ma grandi episodi ha colpito, secondo voi, ho visto una non uniformità. Perfetto, su situazioni simili da una parte e dall'altra. Perfetto. Gianni? Mi trovo d'accordo con quanto ha detto Stefano, diciamo, sulle possibilità del ritorno e su come può mettersi la partita. Mi trovo anche d'accordo su quello che ha detto Pantani, perché c'è da fidarsi. Se è uno che ha verato i campi quando veramente si picchia, veramente, no, ma veramente quando si picchiava e quando non c'era tanto, esatto. Ma quando non c'era la telecamera che vedeva il fallo, diciamo che
mi fido di quello che dice un personaggio del genere. D'altronde lo abbiamo visto, io ho visto su Hamsik, ha avuto un paio di falli cattivi dove il cartellino poteva essere mostrato, la stessa cosa anche Mertens, anche se poi è vero che hanno subito la pressione psicologica di trovarsi in quello stadio, alcuni erano proprio totalmente irriconoscibili, Zielinski, il primo tempo assente proprio, aveva paura. Si è fatto notare per solo per una munizione. Io gli unici che ho visto che hanno messo quel vigore che ci voleva è quella, gli unici che io salvo sono Insigne, Diawara e anche lo stesso Albiol, con tutto che sul primo gol c'è una sua grande responsabilità, però Albiol te l'ha mantenuta la difesa perché c'era il rischio a un certo punto, sì, pure dell'imbarcata. Tutto su Diawara, Gianni, a parte che noi amiamo questo giovane, ai tempi del Bologna insomma chattavamo, se il Napoli lo comprasse era qualche anno fa, quindi in tempi non so, una bella è sicuramente è stata una bella di un ragazzo di è un banco di prova no. Giocare in quello stadio là a 20 anni, infatti voglio dire uno che con quella personalità non scherziamo. Sono d'accordo con Gianni su Diawara, naturalmente, anche se anche lui ha perso palla un po' sanguinosa nel primo tempo, però è stato cerchi di uscire con un Bologna al piede dalla difesa, è una cosa quando cerchi contro quelli. Così come su Insigne, su Albiol non sono tanto d'accordo. Tra l'altro credo che Albiol sia stato anche maldestro in occasione. ...3-1 facendo diciamo un rinvio, rinviando male sostanzialmente dopo questo contrasto. Non l'ho visto molto centrato, non l'ho visto molto preciso. Perfetto. Per questo va detto, Casemiro certamente il gol dell'anno, del secolo. Bisogna vedere, no. 10 volte quella palla lui non vede neanche. Non c'è dubbio. Perfetto. Però il gol di Casemiro, sul gol di Casemiro bisogna anche vedere, e non so se avremo la possibilità di farlo, come nasce l'azione. Nasce molto prima. Abbiamo perso la palla nella nostra area in uscita. Abbiamo perso la palla in uscita, una delle tante palle. Tutti i pericoli. Perfetto, però fermi un attimo. Allora, peccati di gioventù, ci troviamo tranquillamente. Capretto lo devo interrompere perché insomma ce lo conserviamo per Pasqua. Grazie per la battuta. Perché abbiamo al telefono anche Pasquale Casale, mister, pronto? Buonasera a tutti. Buonasera, mister, prima pensando che fossi tu, invece era il tuo amico Mauro Pantani, ho detto è il mio professore. Se conosco quel poco di calcio, insomma, no? Tu potrei dire devo ancora imparare tantissimo, però sei stato e rimani il mio maestro, nel senso che per me, insomma, sei uno che non solo ha giocato a calcio, allenatore. Non mi dare questa responsabilità, tu non capisci niente di calcio, poi dicono che io non sono un buon professore. No, però prima ho detto anche. Scherzo, è un buon allievo. Infatti. Una bella memoria, la cosa più importante. Così da quello. Ho detto anche però, se, così come sei il mio professore, non hai problemi a richiamarmi anche in diretta, no? Come il finto amico che non ti richiama, invece tu a fare le figuracce, insomma, e stasera nella prova evidente. Allora, mister, Mauro Pantani precedentemente nel collegamento, insomma, testé terminato, ha detto un timore. Secondo me il Napoli ha avuto un timore reverenziale nei confronti del
del Real, soprattutto per lo stadio Bernabeu. Lì come te ha calcato i campi importanti, tu hai giocato anche a livello internazionale, hai rappresentato anche l'Italia con la maglia appunto della nazionale di Serie B. E diceva però, chiaramente rimane un 35%, poi chiaramente ti faremo delle domande, ma secondo te quante possibilità ha il Napoli di superare il turno? Bella domanda, quante possibilità, ma io non mi piace parlare di questo, a me piace parlare di principi. Il principio è questo, è quello che ho detto prima di Real Madrid-Napoli. Il Napoli fa il Napoli, il Real Madrid fa il Real Madrid, non c'è partito. Il problema è tutto lì, purtroppo molti opinionisti, anche tecnici, si sono messi questa, io chiamo la polpetta giornalistica del momento, cioè che la pari, allora da Napoli avrebbe se la giocava la pari, allora quindi creando illusioni, tensione alla squadra, dice non si fa il bene della squadra, perché una squadra che va a giocare con col pronostico chiuso ha un vantaggio psicologico enorme, invece il Napoli è andato lì con la squadra che poteva fare risultato, quindi paradossalmente c'è stata una squadra che ha sentito la partita e non doveva sentire, perché quella doveva essere la partita più bella da giocare, senza responsabilità, senza problemi, ha cominciato l'allenatore a mettere pressione, secondo me quando non ha portato la squadra a fare la rifinitura, perché in quel momento ha fatto un autogol, ha creato i presupposti di credere che questa partita si poteva vincere, quindi si è perso la tranquillità. È un paradosso del calcio, ma succede. Cioè, io quando andavo a Milano contro l'Inter, contro la Juventus, facevo sempre le belle partite, non mi preoccupavo proprio di sbagliare, dicevo, anzi guardavo lo stadio, no, che bello stadio qui, giocare qua dentro, che soddisfazione. Se invece comincia a creare il presupposto che Napoli è la pari del Real Madrid, se si faceva in un certo modo, se l'allenatore faceva la partita perfetta, se i giocatori giocavano così, e quindi secondo me lì è venuto meno la squadra, perché dal primo Madrid, ho visto una squadra impacciata, non è vero che il Real Madrid ha giocato la migliore partita dell'anno, io ho visto nei fatti fisici, non tecnici, ho visto una squadra che non ripartiva mai, fisicamente proprio, quindi sembrava molto sulle gambe, come se fosse avesse paura di quella partita, quindi non so. È stata una gestione difficile, mo può darsi che a San Paolo, con la condizione che tutti adesso dicono che la partita è difficile, che ormai è chiusa, magari la squadra si possa esprimere meglio, più tranquillamente, speriamo che non ricominceranno a fare i calcoli e mettere ancora pressione sulla squadra, in tranquillità, sperando che il Real Madrid, ma non credo, snobbi un po' il Napoli pensando che sia già fatta e ci potrebbe essere una possibilità minima, ma io non credo che succederà questo, perché mister, scusami che ti interrompo, il gol preso da Real Madrid ha dimostrato che il Real Madrid se lo aspettava di prendere un gol, perché dal primo secondo ho visto una squadra che non ha pensato al gol preso, perché è come se l'avessi già l'avesse previsto l'allenatore che potevano prendere quello, e quindi la squadra che non si è fatta impressionare, quindi non penso che si farà impressionare da San Paolo. Mister, scusami, allora poi torneremo anche alla mia ultima domanda, insomma, quella su l'utilizzo di Milik soltanto in questa partita, e perché non l'ha fatto giocare poi quando sul 4-1 sicuro il risultato contro il Bologna e soprattutto contro il Genoa. Vabbè, questa è una domanda che mi rispondi dopo, perché il parterre chiaramente, avendo di fronte Pasquale Casale, vuole farti delle domande. Partiamo da Vincenzo Capretto. Ah, mister, per come lei ha riassunto un po' la situazione dei preparativi pre-partita, che ci sia stata una mancanza di umiltà della squadra? E poi le vorrei chiedere una seconda domanda, in modo tale da poi riassumermi tutto. È normale che De Laurentiis ha fatto imbarcare su un aereo Silvio Orlando, l'Oscar Sorrentino,
un ottavo. Era una serata di gala più che un ottavo di Champions. E non era neanche la finale. Io posso capire magari la finale, ma era comunque un ottavo di finale. Che cosa ne pensa lei? Sì, forse non è stata preparata al meglio, però io dico tutto, non è solo... Cioè, non è... Io non sono stato molto sempre critico nei confronti della Laurenti, per altre ragioni secondo me sostanzialmente più importanti, perché questa, tutta questa psicologia, cosa, e poi... Ma la portiamo sul piano della psicologia, la preparazione sbagliata, allora che senso ha non andare a fare la intivorire al Bernabeu perché poteva intimorire i giocatori? E scusate, ditevi voi, una squadra che si fa intimorire senza i tifosi, quando ha l'impatto della partita con 100.000 tifosi, che poteva succedere? Cioè, io non lo so se questo è stato sbagliato il tutto, ma insieme delle cose dove si è, però secondo me la cosa che ha dato, io lo dicevo qui 10 giorni fa a un'altra emittente in radio, se si mette, si dice questo discorso che sta girando, che se Napoli gioca da Napoli, se la può giocare alla pari con Real Madrid, dimentichi che poi non dimenticandosi l'altra cosa, che se Real Madrid poi non gioca da Real Madrid può darsi che si mette alla pari. Secondo me abbiamo messo pressione sui giocatori, nel senso negativo, la squadra ha sentito che doveva fare risultato. Invece questa era la partita, io dicevo, quando dicevo all'inizio vorrei il Real Madrid prima che uscissero i sorteggi, perché è la migliore partita, perché sai che sei già chiuso, già esci sulla carta, sei sconfitto e quindi hai tutte le chance, tutte le diciamo dal punto di vista psicologico è tutto favorevole, per qualsiasi risultato veniva era ben accetto, invece si è riuscito a cambiare questo, a dare la responsabilità alla squadra, e sono della squadra che non è sul piano dell'esperienza, della personalità, una grande squadra, lo vediamo qua, è il primo che si perde in queste partite importanti, sempre uno che viene meno, è stato sempre uno che se la partita si mette bene te la ammazza da solo gli avversari, quando deve fare il capitano. Mister. Quindi scusami, mister. Mi dispiace, ma è così. E quindi vuol dire che se lo fa Amsic, che ha un'esperienza per gli altri internazionali, infatti, quello che ha più da 10 si può discutere. Mister, e quindi... poi si può discutere su De Laurentiis che abbia fatto quell'uscita dopo, prima abbia portato Maradona. Non so. Poi anche questo, capire se Sarri era consapevole, cioè se era d'accordo sull'intervento di Maradona, perché la cosa assurda è quella di Maradona che catechizza la squadra 5 minuti prima di andare in campo con dei bambini dietro lo spogliatoio, cioè questo no, queste cose mi lasciano perplesso, proprio non le capisco, cioè o le capisci troppo bene, mister. Senti, vabbè, allora secondo il mister dice, se Napoli fosse andato giocare convinto di perdere contro il Real, giocava meglio, invece l'avete caricato come Napoli, se la poteva giocare alla pari del Real, e questo è successo. Abbiamo fatto tutte queste partite contro i grandi club, io non ho mai sbagliato quando giocavi con gli ultimi classifici, dovevi salvare, allora sì che ha responsabilità per Paolo, quando devi fare risultato pesa nelle gambe, no quando incontri una grande squadra, perché quando incontri una grande squadra e sai che il destino è segnato, tu fai forse la migliore prestazione, giochi sciolto, poi magari perdi lo stesso. Certo. Allora... Io per quello che ho, almeno io parlo sempre delle esperienze che ho avuto io da giocatore e anche da allenatore. Allora, mister, c'è Gianni, c'è... il tuo amico Gianni Fa... Ciao Pasquale, sono Gianni. Ciao Gianni. Ti volevo fare una domanda, Pasquale. Visto, sono d'accordo pure io che adesso forse la situazione è per il ritorno, no? Il fatto di stare sotto 3-1, quindi puoi fare la partita tutto per tutto, non avere niente da perdere. Ma volevo sapere piuttosto da te, hai approvato
tecnicamente la scelta del centrocampo con Diawara e Zielinski con Hamsik, o avresti giocato la carta del regista di ragionamento come Jorginho? Allora, già, il problema è che io da allenatore, quegli pochi anni che ho fatto, mi dicevano, ma Sibilia mi diceva, ma tutte cose, queste cose, dice ai giocatori, no, te le spiego a te prima della partita, perché io subito non spiego mai più voglio fare. Io vedo che nel calcio nessuno spiega mai niente prima. Cioè, non so se De Laurentiis si riferisse agli esperimenti, perché è stato un po' ambiguo con le voleva dire, non le voleva dire certe cose, se si riferiva alla squadra che ha fatto, all'impostazione tattica che ha fatto Sarri, no? Ha praticamente fatto, cioè quello che Sarri ha praticamente fatto il 4-2-3-1 il primo tempo, con Hamsik dietro, Mertens e due mediani dietro, e quindi aveva un triangolo con la vertice alto, mentre nel secondo tempo Hamsik è ritornato basso e Napoli ha giocato un po' meglio, anche perché la partita magari fosse già chiuso, non lo so, però se vuoi fare questo devi tenere più che Jorginho, devi tenere Haaland, devi due mediani interdittivi che pigliano palle, se tornare a fare Guamsi, Mertens è tornato a fare il falso 9 davvero, cioè è tornato come le partite che non segnava, cioè tornava indietro, poi è venuto anche paradosso che ha fatto anche il gol, perché è venuto proprio in un'azione dove secondo me è studiata con Mertens che va via. Però, a parte, se non ci fosse stata quella posizione errata del portiere, Real Madrid aveva messo in conto anche questo, cioè giocare alti senza un punto di riferimento in attacco, li ha avvantaggiati. Tanto vero, dopo il gol loro non hanno manco avuto un momento di esitazione, sono ripartiti con Selo alto, quindi ha messo in difficoltà Caleone, fra Isaia e Caleone erano impreparati a chi doveva prendere, cioè il Napoli mi è sembrato una, a parte i modi del giocatore, è sembrata anche una, molto impreparata a questa forma, sì, al gioco del Real Madrid, cioè io dico, lavorare sugli schemi è bello, però ti toglie una cosa, quando l'avversario cambia il sistema di gioco, tu non sei abituato a lavorare sui principi, il gioco non si adatta più. Si perde, forse è stato anche questo, cioè difensivamente il Napoli si è perso quando Ronaldo si è accentrato, di solito giocava a sinistra, e Marcelo alto là non abbiamo capito niente, cioè, no, ma la catena di destra, era irriconoscibile, Galeone, sì, ma che, perché c'era questa cosa che Isaia andava a chiudere su Ronaldo che si era accentrato, Caleone non sapeva se attaccarlo o stare là, e quindi un po' meglio nel secondo tempo quando Hamsik è tornato a sinistra, quindi ha avuto ci siamo coperti un po' meglio, però ripeto, io non penso che la partita di Giorgio palla questo tipo. Napoli a tenere palla se, per le ripartenze, ma io non penso contro Ramos, contro Casemiro, questo poteva dare qualcosa, Jorginho poteva dare qualcosa in più. Io avrei preferito, con quel sistema di gioco avrei preferito Haaland, perché Zielinski comunque mediano, è un giocatore offensivo pure lui, ma e poi correvano molto spesso pure ai cambi di gioco, quindi significa che avevano studiato il Napoli. Guarda, secondo me dal già dal momento Zidane ha rispettato molto il Napoli, questo è stato uno svantaggio, perché la squadra è andata in campo come se fosse una provinciale dal punto di vista della mentalità, non ha lasciato niente al Napoli, cioè non ha giocato dalla squadra supponente, presuntuosa, è vero. Cioè, dal primo momento
ci ha giocato determinato, ha tenuto palla, ha fatto, cioè non ha dato la formazione subito, ha dato sì un 20 minuti prima, ma il giorno prima non ha fatto sapere come giocava il sistema di gioco, quindi quando mai? Quindi vuol dire che Zidane temeva, e forse tutto questa i 7 gol ci ha fatto voglia, tutte quelle che arrivavano dall'Italia ci ha fatto male a noi, perché ha fatto allertare una squadra che poi la potevamo prendere sulla presunzione, invece ci hanno aspettato come una grande squadra, forse a livello di Barcellona, di Bayern, perché era meglio se io non ho mai visto il messaggio del Parigi in casa col Palermo così sicuro del fa gol, poi perché poi il bello è quello che mi ha impressionato, cioè non ho visto una squadra che ha preso il gol e si è disunita i 10 minuti, 2 minuti, 3 minuti, niente, zero, come se l'ho rispettato in Navici, questa è una squadra che ci può fare gol, e quindi se lo aspettavano questo gol, e quindi non ha inciso sullo sbandamento della squadra. Io non so se sono chiaro, però sei chiarissimo. Mister, allora vediamo, ci sono altre domande. Gino, vuoi fare una domanda? Poi c'è anche Alberto. Mi trovo pienamente d'accordo con quello che ha detto il mister. Prima dicevo all'amico Bagnozzi che avrei preferito il doppio mediano, magari Allan che messo su Modric non lo fai giocare, e, insomma togli un punto di riferimento e quant'altro. Ma forse mister, non è che Sarri si aspettasse Vasquez invece di Gerard Rodriguez? È quello che forse ha mandato un poco il trequartista dietro le due punte. Però il trequartista invece di James. Sì, davano più Vasquez sul versante destro e non Rodriguez. Ah, sul destro, ma no, però ho capito, tu dici se giocava dietro le prime punte, esatto. Cioè in mezzo ai mediani. Pronto? Sì, questo. No. Vabbè, però se era questa la idea, allora ci vuole. Questo sono dicendo. Allan, perché se questo sono dicendo. Tra le linee, Vasquez, tra le linee ci vuole uno che sa marcare ancora meglio, quindi. No, secondo me. Anche lui è stato ingannato, io quando dico il Bologna mi dispiace dirlo perché io mi sembra che fosse un professore, ma io dopo, quando qualcuno mi dice bella sta risetta, è stata la nostra rovina, può essere la nostra morte, fare 7 gol al Bologna sembra fare, io sentivo i commenti, forse fa perdere qualcosa di Milan, fa forse pensare che quella è la squadra che te la devi giocare fino alla fine, perché mi sembra, fatto di Milik, poi ritorniamo al fatto di Milik, diceva è sintomatico, cioè lui era partito già con questa formazione, c'era già in testa dal momento che ha giocato a Bologna, perché se Milik non mi entra 6-7 minuti, 8-10 minuti, se sì. Stava in panchina, non vorrei sbagliare, ma se non era Milik era Pavoletti, no? Vuol dire che lui non ha creato neanche condizioni per mettere in discussione questa squadra, ce l'ha già in testa questa squadra che doveva giocare questa, cioè su 3-4-1 chi è che non si aspettava il cambio in attacco per il minutaggio dei centravanti, ma no, lui si è troppo convinto che questa è la squadra giusta, è andato la squadra là, a prescindere dagli avversari che potevano giocare o non giocare, lui c'aveva già in testa che doveva giocare di rischi anche mister di Avarra, perché l'altra cosa che volevo non vogliono mettere in testa il campionato italiano è inattendibile, bravo è inattendibile perché è un campionato mediocri, lo so, dico sempre. Qualsiasi giocatore fa il fenomeno, il nostro campionato è sempre da verificare in campo europeo, sempre. Volevo dire, anche sul fatto delle ammonizioni.
media uno prima. Ma la media ammonizione in Italia è di 7 ammonizioni, mentre in Europa sono 2. Forse quei falli là in Europa non è che te li chiamano più di tanto. E metterla sul piano. Sì, però è il valore tecnico. Sì, ma è diverso. Stiamo parlando di Real Madrid, mister. Ma Koulibaly contro Nati ha fatto 4 fa. Chi gliele fa quelle finte? Giusto, giustissimo. Chi le fa? Io non ho visto nessun gioco, neanche i nostri Insigne fanno quelle giocate così. Qualche volta la fa Mertens. Contro squadre di difensori che. Io ho visto i difensori che giocano contro il Napoli, per esempio, noi abbiamo, io dico sempre questi, lo sanno pure i bambini che senza Insigne fanno la finta a sinistra per andare verso il centro. No, tu vedi i difensori che giocano contro Mertens e Insigne vanno ad aprire, tendono sempre l'anticipo sul sinistro. Una cosa da calcio, questo. Non lo so, questo manca in i tempi miei, manca in Serie C si facevano queste cose. Io ho l'impressione che questo ci porta fuori strada noi spesso, che noi ci mettiamo, pensiamo che se vinciamo qualche partita in Europa siamo come alla pari come ieri. Sì, può succedere pure che il Barcellona gli può 4 col Parì, ma il Parì che squadra c'ha? Ecco, c'ha, questo c'ha Di Maria, c'ha Cavani, c'ha Verratti, c'ha un organico che due al Napoli, cioè il stesso è cambiato, no? Hanno fatto i fenomeni, infatti Cavani il nostro campionato faceva sfacelli, no? Infatti poi per insegni come lo stesso vale per i Guaini se andasse a giocare in Francia o in Inghilterra. Però mister, siamo in chiusura, quindi c'è l'ultima domanda di Alberto Marano. Mister, buonasera. Buonasera. Vabbè, ha sottolineato che il Napoli poteva fare molto di più, però avevo l'impressione che quando riusciva a indovinare 2-3 passaggi consecutivi, ed era difficile nella serata di mercoledì che li ha fatti, però dava l'impressione che potesse comunque far male, non dico sempre, ma comunque dava quella impressione, almeno a me così mi ha dato questa impressione. E poi un'altra cosa. È vero che De Laurentiis ha sbagliato il contesto, diciamo, quindi parlare a caldo subito dopo una partita così importante è sbagliato sicuramente, però lei quanto è d'accordo su, diciamo, l'analisi fatta dal presidente e quindi, diciamo, dire che Sarri è, diciamo, una persona che non sperimenta, che magari non ha provato nei giusti appunto Letti, non lo so, persone come Maximovic, in questo senso qua. Ma io l'ho detto prima, Sarri non ha fatto giocare non Letti e Milik, perché non si metteva, non voleva mettere in discussione la forma. Pensate se entrava Paoletti o Milik, ma io Milik non mi ricordo se stava in panchina o Bologna, forse no, non so, aiutatemi voi perché non mi ricordo la forma, ma forse c'era pure Milik col Bologna. Ricordate voi? No, forse col Bologna, forse col Bologna no, però no, col Genoa no. C'era Bologna no. No. Milik no, col Bologna no, col Bologna Paoletti. No. Paoletti. C'era Paoletti. Cioè, immaginate Paoletti entra e ti fa dal 4 all'8 fa 3 gol. A Napoli avrebbero messo in discussione perché non gioca il centravanti, ci vuole il centravanti, avrebbero creato dei problemi. Se lui ha pensato di non dare nessuno possibilità a nessuno alla quella squadra, esatto, in attacco, giocando così, insomma, nessuno questo dovrebbe capire da Lorenzo, ma è troppo sofisticato, sì, perché non c'è nessuno intorno a De Laurentiis che gli può far capire questo. Questa è una cosa che ne ho avuto che facevano queste cose, non mettevano in discussione, non facevano giocare un giocatore, facevano giocare all'altro non mettono, per avere la paura che quel giocatore lo potesse mettere. Mi è capitato a me con Angelillo, vabbè, ad Avellino, e quindi è difficile che possa si riferisse a quello. Sperimentare per sperimentare no, a 15 giorni. Se si riferisce al fatto di inserire Milik, Paoletti, dagli minutaggio, allora ha ragione, perché io penso, l'ho detto, se qualcuno giornalista sportivo mi ha detto ma quello non era in grado di giocare 8 minuti, ma scusate, ma 8 minuti se uno non è in grado di giocare prima,
non deve giocare proprio, perché se no pigliava il quarto gol con Marcelo. Quando è entrato Milik si vedeva che era in difficoltà, perché nei primi minuti un giocatore entra, nei primi 6-7 minuti li passa per entrare in partita, no? Non giochi sulla fortuna, e ti fa, un giocatore la prima palla la butta dentro, ma praticamente è successo una volta che motivi qua, Zaza criticava Allegri per questo motivo qua, non mi ricordo l'anno scorso, l'anni fa, è perché un giocatore mentre entra e finisce la partita, quindi 6-7 minuti, però di contro abbiamo avuto addirittura un calo tecnico quando è entrato Milik, perché è uscito Amsic. Abbiamo avuto in quel momento che stavamo giocando bene, abbiamo avuto dei problemi. Quindi, secondo me, De Laurentiis è stato poco chiaro, ha fatto una serie di cose, di gente che parla intorno a lui, che gli riferisce, che fa, però non ha dato il senso di quello che voleva dire. Se si riferiva a questo, io sono d'accordo, non doveva farlo magari in pubblico, però se l'allenatore dovesse a discapito anche di una certa non so, di una perdita di un po' di serenità dei titolari, secondo me doveva preparare Milik e Pavoletti a questo incontro, perché un gol in più può essere importante. Perfetto, mister. Poi per quanto riguarda altre cose, non so, che ha detto tante cose, ma poi io ho sentito solo una parte della Sport Italia. Se però lui anche partecipato al fatto di Maradona, pure quello è stato un errore, non penso che l'abbia voluto Sarri, però quello è uno. L'ha accettato, ma l'ha subito, però quello sarà stata l'idea del presidente di far venire Maradona negli spogliatoi, no? Certo, sicuramente. A parte che se fosse stato un amico di Maradona gli avrei detto non ti piglia sta responsabilità, ma che fai, vai a far là, devi prendere la responsabilità, perché Maradona si fa l'allenatore del Napoli, secondo me, no? Perché questo è l'obiettivo del PIP. Perché vale, ma tu se ti vai a prendere Real Madrid in 5 minuti contro una squadra come Real Madrid, dice ma dove va? Ma pensavate tutti quanti che è forse anche questo atto di Maradona, è stato un atto di presunzione, pensare che lui facesse cose che hanno facilitato la situazione. Che un'altra cosa che a Napoli è stata tutte le radio che mandavano il discorso di Al Pacino, ma qui sono caduti con la testa a terra tutti quanti, ma poi pensano veramente che la con un po' di psicologia si risolve tutto. Io lo dicevo già con Conte, che fa un po' di psicologia e vince. Conte come a vincere in Inghilterra quando gli hanno imposto giocare i tre attaccanti, che lui voleva giocare senza attaccanti, cioè, eppure lui le stava perdendo tutte le partite. Se tu fai giocatori fuori, fai giocare forti, dici, se c'è il giocatore importante, dici, ma qui mi sembra che tutto psicologia. La psicologia può essere se tu la porti alla responsabilità negativa, se una squadra è normale a per ti metti troppo peso addosso, questo sì, ma non è che uno che in 5 minuti entra nello spogliatoio e dice ragazzi dobbiamo vincere perché la partita della vita e noi vinciamo, se siamo più scarsi vinciamo solo perché parla Maradona. Effettivamente sembra insomma un po' più da film. Mister... Ma io se fosse stato Maradona una cosa del genere, se avessi capito di calcio con chi mi andavo a scontrare, cioè, te ne stavi lontano. Perfetto mister, perché siamo inutile che ti diciamo che ti invitiamo qui, perché chi non lo sa Football Web insomma nasce da un'idea appunto tua e del sottoscritto di qualche anno fa, insomma, però pare che e tu sta durando nel tempo, e poi grazie anche ai tuoi preziosi interventi insomma guadagniamo anche in immagine. Quindi, no, vabbè, grazie a voi che state facendo un bel lavoro, lo vi seguo anche sul web, complimenti, perché al di là delle intuizioni conta lavorare tutti i giorni, voi lo fate benissimo, poter venire siete una bella squadra e spero di poter venire al più presto. In questi nuovi periodi sto facendo più il burocrate a scuola, fra consigli, contro consigli, e roba aspettiamo vai. Qua appena
Trappo libero qua. Pensa che Stefano Sica non ha parlato. Appena posso verrò, però dobbiamo andare da Stefano a Milito. È certamente. Sempre il nostro Stefano Milito. È Stefano Sica che ti saluta, è disponibile. Io vengo lì per mandare a mangiare la mia da Stefano. Certo, solo per questo. Ti aspettiamo. Non è che sono un mangione, però mi piace mangiare bene. Grazie, anche a noi. Grazie, un abbraccio. Grazie. Ciao Pasquale. Allora, insomma, illuminati, voglio dire, insomma, da quelle che sono le lucidazioni del mister. Insomma, se qualcuno non era d'accordo, può alzare anche la mano, siamo in democrazia. Ma mi pare di aver capito che la disamina è stata abbastanza lunga. Su una cosa non sono d'accordo sicuramente, far giocare in noi qua siamo dei fan di Pasquale Casale, ti possiamo gonfiare anche in diretta, insomma, ti avvertiamo. È una cosa, penso, oggettiva, non soggettiva. Non poteva far giocare Milik quando Mertens...